Ciao a tutti, allora oggi video acquisti e partiamo subito dagli smalti. Voglio farvi vedere che colori ho acquistato. A parte questo trasparente lo metto da parte. Vediamo subito gli altri colori. Allora, partiamo da questo che lo adoro, mi sta piacendo tantissimo. È un rosa trasparente con queste paillette all'interno. Vi faccio vedere un po' l'effetto che fa. Io ho provato a farlo, ho fatto la base nera sotto e poi ho messo questo sopra, era bellissimo. Poi viola, questo viola. Questi smalti li ho pagati tutti 1 euro. Sembra molto più scuro. Invece è chiaro. Questo l'ho comprato ieri e mi dà la sensazione dello yogurt. È fortissimo questo smalto. Sempre con le paillette all'interno. Molto molto chiaro, però è stupendo perché poi fa questo effetto di paillette colorate, quindi. Poi questo colore è fantastico anche. Molto estivo. Questo è effetto gel, l'ho già provato ed è bellissimo. Dura molto di più anche come smalto. Poi sempre ieri ho acquistato un altro verdino chiaro. Questo forse anche effetto gel. Bello, anche questo molto bello. Sono tutti colori estivi. E poi bianco, il classico bianco, molto molto bello. Allora, rivediamo insieme. Ripeto, questo è bellissimo, però secondo me va messa sempre una base scura sotto, in modo che poi risaltano tutte le paillette all'interno. E anche questo rosa molto chiaro, però comunque molto estivi, molto carini. Sono tutti smalti, cioè alla fine a poco prezzo, che uno può anche cambiarli ogni 2 giorni, voglio dire. E devo dire, io ho una vita che uso smalti cinesi, anche se ho letto varie polemiche in giro, che comunque fanno male, che rovinano le unghie. Io è una vita che li metto, le mie unghie sono perfettamente sane, quindi diciamo è più che altro, secondo me, una polemica che si fa. Anche perché ci sono anche negozi italiani che vendono smalti cinesi, quindi alla fine non c'entra niente secondo me. Allora, questi sono gli smalti. Poi ho acquistato questo tubo di pinzettine con i capelli lunghi. D'estate fa molto caldo, poi tutte colorate, sempre 1 euro e comunque conviene. Poi le avevo già provate e quindi sono proprio carinissime. Ah, sempre per le unghie ho acquistato questo kit, diciamo, di stickers che vanno applicati e poi limati. L'eccesso va limato, non lo so, lo proverò. Molto carino, 1 euro. Erano andati a ruba, quindi rimasti veramente pochissimi. Poi ho preso le lime. Mi sono trovata veramente bene con queste lime, perché le altre, sempre che vendono i cinesi, hanno i disegni, però quando vai a limare si tolgono tutti i disegni, mentre queste qua, non so se riuscite a vedere, sono veramente perfette perché è molto dura la lima, quindi quando andate a limare non va via nulla. È molto buona, mi piace tanto. Poi ho acquistato quest'altra pinza per i capelli, 50 centesimi. Poi, come acquisti creativi, ho preso questi charm a forma di topolino, una specie di topolino. Vedremo poi cosa fare. E in ultimo, non so se da voi diciamo le vendono, le calamite, che come prezzo è proprio ottimo perché 1 euro. E sono 12 pezzi, sono abbastanza grandi. Io che faccio tante calamite, sinceramente vi trovo benissimo. E poi sono molto molto forti. Quindi io ve li consiglio.
E niente ragazze, questo è tutto, questi sono i miei acquisti per ora. Poi magari più avanti, se riuscirò a farvi altri video, vediamo un attimino. Prossimamente comunque farò altri tutorial Ama Beads, cioè Pisma. E se avete richieste da farmi, che volete vedere qualche tutorial, potete scrivermi tranquillamente. Vi mando un forte bacio, alla prossima, ciao!